ho sofferto tanto. Questo, credetemi, questo gol lo dedico soprattutto alla mia famiglia, la cosa più importante, mia moglie e miei figli. Ma io già l'avevo detto in settimana, il Bologna è partito facendo cose belle e meno belle. Sotto il profilo di prestazione stavamo a un buon punto e oggi abbiamo dimostrato che oggi la partita si poteva perdere. Abbiamo vinta lottando, giocando sempre, non rinunciando mai al gioco dal primo minuto fino al 90. Sicuramente ci parlerò adesso con Paolo, ma fa male, ci sta tanto male. Spero che Paolo possa continuare a giocare con Napoli, non succederà niente perché lui non ha fatto niente. Napoli ha fatto tanti presupposti per far gol, anche il primo tempo non l'abbiamo fatti, abbiamo concesso qualcosa a loro, una palla mi sembra, il gol che hanno fatto. Poi il secondo tempo abbiamo il difetto e quando andiamo in vantaggio pensiamo di averla chiusa, questo ci succede troppe volte, ci è successo anche oggi. Sul 2-1 abbiamo avuto non so quante palle per fare, per chiuderla, non la chiudiamo e poi appunto ci distraiamo, si molla, dopo che si è rincorso per tutta la partita il risultato, probabilmente inconsciamente nella testa dei giocatori hanno pensato che avessimo portato a casa la vittoria, ma ripeto, è lì che dove bisogna davvero migliorare e fare il salto di qualità, altrimenti perdiamo punti in continuazione. Quando si sbaglia tutte queste palle gol in questa categoria si paga. Per il momento non siamo bravi a toglierci, ripeto, abbiamo avuto non so quante volte la possibilità di chiuderla, di strachiuderla e poi ci distraiamo addirittura in fase difensiva e perdiamo le partite, perdiamo punti, insomma.